sentiamo il nostro Raffaele De Lucia che è in giro per Napoli per noi. Ciao Diletta, buongiorno. Questa mattina sono alla Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta perché è appena iniziato Orienta Sud 2024, la manifestazione dedicata all'orientamento universitario e professionale dei giovani della nostra città e della nostra Campania. Sono migliaia gli studenti che hanno preso parte alla prima giornata di Orienta Sud nella Sala Italia all'interno del Teatro Italia. C'è stata la conferenza stampa di presentazione alla presenza di Chiara Marciani, l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli. Poi abbiamo ascoltato il parere dei tanti ragazzi, sono molto attratti dalle nuove tecnologie, sono attratti dalle scuole di cinema, di doppiaggio, ma soprattutto anche dalle scuole che parlano ai giovani, quindi la scuola dei tatuaggi, la scuola dell'estetica. Se sei d'accordo io manderei le clip sia dell'intervista all'assessore Marciani sia dei pareri dei ragazzi e ti saluto. Quella dell'orientamento e della scelta professionale del proprio futuro è una fase molto delicata per i nostri giovani, quindi avere uno strumento come Orienta Sud che da 25 anni è a supporto dei nostri giovani è sicuramente importante, anche perché essere al passo di quelle che possono essere le nuove professioni appunto in un mondo che cambia è sicuramente difficile per tutti, quindi dare ai nostri giovani degli strumenti, delle opportunità per augurarci che possano restare nella nostra città è sicuramente importante. Come creare attrattività nei giovani? Beh, sicuramente ci sono delle professioni che possono essere attrattive, quelle vicine alle nuove tecnologie, più smart, penso all'intelligenza artificiale che può essere una chiave di volta anche per gli antichi mestieri, penso al nostro artigianato, alle nostre tradizioni che possono essere sicuramente rivalutate in una chiave più moderna e quindi avere anche dei percorsi di studio che possono aiutare i nostri giovani in questo senso credo sia molto importante. Ebbene Raffaele De Lucia, io veramente ti ringrazio, la nostra trasmissione per oggi finisce, noi vi aspettiamo domani mattina alla stessa ora 11.30 canale 8 con Mattina Live.